ringrazio gli amici di fuori luogo, CNCA, per il caldo invito a partecipare alla Summer School, che è sempre un momento di grande discussione di confronto. Io comincerei con un dubbio prima enunciato parlando di carcere. Il carcere è senza dubbio una costosa inutilità, lo dico come referente della sanità penitenziaria dell'U16, a seguito del DPCM del 2008 ha preso in carico la sanità penitenziaria, nello specifico a Padova ci sono due grossi istituti penitenziari, l'unico di reclusione del nord-est con attualmente 130 detenuti, un carcere circondariale con 250 detenuti, ovviamente tutti in sovraffollamento. Il problema dal punto di vista sanitario, quindi nello specifico della tossicodipendenza in carcere, quindi non soltanto nella cura all'interno dell'istituto, ma soprattutto poi nella continuità, nel true care, un aspetto assolutamente preminente, importantissimo, di continuità delle cure, è assolutamente centrale, cruciale nella sanità penitenziaria. E offre ovviamente notevoli spunti di riflessione e anche ostacoli da superare. Mi concentrerò, poi sicuramente Cecco affronterà anche gli aspetti più generali anche dal punto di vista sociologico e politico rispetto ai problemi connessi al mondo della sanità in carcere. Mi concentrerò, come vi dicevo, sugli aspetti più clinici, più scientifici, a partire dagli aspetti epidemiologici. Voi sapete come il tasso di carcerazione della popolazione nel mondo è estremamente vario. Sappiamo come negli Stati Uniti e nella Federazione Russa, in Russia ci sono i tassi più elevati, più di 700 per 100.000 abitanti. Ovviamente questo ha delle ripercussioni. Posso chiedere ai relatori se si spostano perché non si vedono, scusa, agli slide? Lascerò comunque anche le slide per chiunque poi le voglia avere. In Italia la situazione è assolutamente critica, abbiamo anche un tasso elevato di popolazione detenuta e ovviamente il problema non è soltanto riferito al sovraffollamento, che è un problema enorme all'interno degli istituti, ma questo poi si ripercuote anche in quelle che sono le misure alternative e quindi poi anche con tutti i problemi connessi di cure e assistenza, se pensiamo per esempio alla popolazione tossicodipendente detenuta e quindi alle misure alternative. E questa slide sottolinea, come abbiamo visto precedentemente, come il tasso di carcerazione negli Stati Uniti e in Russia è elevatissimo, più di 700 per 100.000 abitanti. Questa slide indica come si distribuiscono anche i numeri rispetto alla detenzione, rispetto alle misure alternative o il cosiddetto PER, il rilascio ovviamente delle misure specifiche che il detenuto o comunque la persona deve adottare. Quindi vedete come sicuramente negli Stati Uniti c'è un numero elevatissimo di detenuti e comunque c'è anche un numero molto elevato di misure alternative, cosa che purtroppo ciò non accade nel nostro paese, vediamo anche poi i dati. Ovviamente negli Stati Uniti molti dati che vi presenterò vengono dalla letteratura statunitense, perché
senz'altro è più puntuale rispetto alla nostra. Sicuramente il carcere non è un posto di eguali, è un dato di fatto, come sicuramente il carcere è un'istituzione totale, questo è un altro aspetto importante da tenere in considerazione. Forse una delle istituzioni totali più ingiuste che ormai la nostra società si trova ad avere. Ma sappiamo quindi che non è un luogo per uguali, ma sappiamo anche, questa diapositiva lo dimostra, come rispetto poi al problema della tossicodipendenza, vedete la prima colonna si riferisce alla popolazione generale, sempre in riferimento agli Stati Uniti, la seconda alle percentuali, anche in riferimento alle componenti etniche, vedete le diverse percentuali nella seconda colonna del problema legato alla tossicodipendenza, vedete sull'ultima colonna alla vostra destra come la distribuzione in carcere è assolutamente prevalente per le popolazioni, per le etnie più vulnerabili. Questo dimostra quindi quel concetto assolutamente importante, non è un luogo per uguali, è assolutamente è un luogo di istituzione totale. Sempre questi sono dati della letteratura internazionale, la nostra situazione, poi vedremo quelli che sono anche i dati ufficiali, quindi anche quelli che sono i dati in riferimento a quelli che sono pubblicati nella relazione al Parlamento, vedete come la percentuale di tossicodipendenti è particolarmente elevata, circa la metà, sia fra persone, soggetti che hanno problemi correlati all'uso di alcol che di sostanze. Questi sono i dati che voi conoscete rispetto ai dati ufficiali della relazione al Parlamento, al di là poi delle enfasi che lasciamo ovviamente da parte rispetto a una diminuzione del problema all'interno delle carceri, questo giusto per dare un aspetto dimensionale. Abbiamo circa una popolazione di 76.000-80.000 detenuti, circa 22.000, quindi siamo sul 30% circa con un problema droga correlato. Poi vedremo, perché entreremo poi nei dettagli tecnici rispetto anche ai requisiti per accedere alle misure alternative, quindi quelli che sono poi anche gli aspetti più importanti dal punto di vista anche gestionale. Andiamo avanti. Questa è una diapositiva interessante che ci illustra un aspetto assolutamente cruciale. Scusate, mi ho iniziato. Un aspetto cruciale che è quello, quella è una domanda assolutamente importante. Questi sono dati che vengono da Lisbona, l'Osservatorio Europeo. Quali sono i reati per cui il consumatore di sostanze è in carcere? La più grossa percentuale rispetto alla popolazione italiana è riferita a situazioni correlate al consumo e alla detenzione di sostanze. Quindi questo è un aspetto anche importante quando poi pensiamo anche a un progetto terapeutico e quindi poi a quella che è la progettualità della misura alternativa. Un aspetto importante sempre dal punto di vista epidemiologico, concentratevi sul grafico sulla vostra destra, sempre questo dati dall'Osservatorio di Lisbona europeo, rispetto alle sostanze, le sostanze per cui i consumatori e le sostanze prevalenti per cui i consumatori si ritrovano in carcere, vediamo sicuramente un aumento, la prima sostanza è la cocaina,
rispetto alla, agli anni precedenti, quindi seguita poi da eroina, cannabis, sostanze sintetiche, anfetamina, più in basso ecstasy. Questo è anche un dato assolutamente significativo. Un altro aspetto importante, sempre dal punto di vista epidemiologico, è capire come quell'aspetto che vi dicevo precedentemente, come incide il consumo di sostanze e quindi anche l'addiction, la tossicodipendenza e anche, voi sapete come l'aspetto anche della doppia diagnosi è assolutamente prevalente nella popolazione tossicodipendente e quindi anche nella popolazione tossicodipendente detenuta, quelle che sono anche le malattie mentali. E anche qui abbiamo dei dati che sono assolutamente interessanti, vedete le ultime due colonne sulla destra, gli effetti diretti e indiretti dell'uso di sostanze hanno delle percentuali assolutamente importanti, soprattutto se paragonate al solo problema delle malattie mentali. Se veniamo a considerare e a ragionare poi su quelli che sono gli aspetti essenziali poi della presa in carico e quindi anche della progettualità anche di una misura alternativa per il detenuto tossicodipendente, non possiamo non considerare alcuni aspetti salienti rispetto al problema dell'addiction, della tossicodipendenza, che è il problema dal punto di vista strettamente clinico del concetto di vulnerabilità. Noi sappiamo come sicuramente l'aspetto della vulnerabilità è in qualche modo il frutto di alcune componenti sicuramente ambientali legate al consumo della sostanza, sicuramente gli effetti anche che la sostanza ha sull'organismo, prima di tutto sul cervello e quindi quelle capacità neurobiologiche poi di alterare dei specifici circuiti neurochimici e poi anche per alcune condizioni specifiche, pensiamo per esempio all'alcolismo, al poliabuso, sicuramente un aspetto genetico assolutamente non trascurabile, senza parlare poi degli aspetti assolutamente temperamentali che sono assolutamente importantissimi nel concetto appunto di vulnerabilità e quindi di possibilità poi di sviluppo dell'addiction. Un aspetto importante che poi è assolutamente cruciale nella gestione del tossicodipendente e oserei dire soprattutto nel tossicodipendente detenuto è la dimensione del craving. Voi sapete che il craving è il cosiddetto sintomo patognomico della tossicodipendenza, è un costrutto psicologico comportamentale, il craving non si può toccare, non si può ricercare nelle urine, nei tessuti. Noi sappiamo come il legame fra craving, uso, consumo, dipendenza è assolutamente stretto. Ci può essere un uso senza craving, un non uso con craving, lo vediamo spessissimo nei pazienti che sono in trattamento. Sicuramente il legame fra uso e craving è un legame che coinvolge quei meccanismi che noi dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista neurobiologico possiamo senz'altro definire come condizione di dipendenza. Quindi il legame è strettissimo fra craving e dipendenza. Questo è un aspetto assolutamente importante, quello del craving, tanto che nella prossima classificazione nosografica, quella del DSM-5, che è già stata codificata, il craving entrerà nei criteri diagnostici. Oggi come sapete non è compreso, mentre verranno esclusi quelle conseguenze negative soprattutto rispetto ai problemi legali. Questi sono due aspetti importanti
soprattutto se teniamo in riferimento le problematiche di valutazione, soprattutto cliniche, quindi anche diagnostiche, nel paziente tossicodipendente detenuto. E vediamo a un nodo assolutamente cruciale, che è quello dei criteri diagnostici, quindi quelli che sono da una parte, io direi, i limiti e il problema anche essenziale rispetto a quella che è la valutazione del detenuto tossicodipendente. Voi sapete come dal punto di vista clinico e normativo oggi si fa riferimento fondamentalmente a quelli che sono i criteri del DSM, quarto, e quelli che fanno riferimento al decreto ministeriale, il 186 del 90. Sono assolutamente dei criteri che io giudico assolutamente dei criteri che lasciano fuori un gran numero di soggetti che hanno dei problemi assolutamente oggi complessi legati all'uso di sostanze. Pensiamo per esempio ai poliabusatori o anche a consumatori di sostanze sintetiche di nuova sintesi. Sono anche dei criteri, soprattutto quelli contenuti nel DM 186 del 90, che fanno riferimento, parliamoci chiaro, soprattutto quasi esclusivamente ai consumatori di eroina e non ad altre tipologie. Veniamo sempre dal punto di vista critico a esaminare quelli che sono i forti limiti di questi due criteri. Il primo è un criterio assolutamente nosografico, che può funzionare senz'altro in un setting ambulatoriale, in un setting sul territorio, non certamente in un carcere, quindi per il detenuto tossicodipendente, per varie ragioni. La prima è quella che vi ho anticipato, l'aspetto anche dal punto di vista clinico, ma anche neurobiologico e comportamentale del craving, che è l'elemento patognomico essenziale, non viene assolutamente compreso, e questo è un aspetto assolutamente importante. E quindi è un aspetto che esclude tutta una serie di condizioni, soprattutto il riferimento, vi ripeto, a consumi che sono mutati nel tempo. Pensiamo al problema del poliabuso, al problema anche della dipendenza da alcol, pensiamo al problema della dipendenza da cocaina, da psicostimolanti. L'altro io lo giudico ancora con maggiori limiti, cioè quello del DM 186 del 90, come se fosse una sorta di curva campana, dove noi corriamo il rischio di escludere da una parte tutta una frazione di popolazione che comunque ha dei bisogni che in qualche maniera non possono essere riscontrati da questi criteri. Almeno una volta nella vita aver avuto un riscontro documentale di trattamento in atto, questo per esempio è un criterio che può includere anche soggetti che possono utilizzare, possono anche mistificare la propria tossicodipendenza non avendo un problema in atto, per esempio. E quindi, per esempio, questo è un criterio che può includere anche soggetti che in realtà non hanno un problema reale di tossicodipendenza, e viceversa escludere anche soggetti che hanno un problema di tossicodipendenza e che non hanno magari una documentazione, oppure non hanno effettuato una valutazione tossicologica, altro criterio assolutamente appunto discutibile, se consideriamo che poi dal punto di vista clinico il problema, lo sappiamo, è strettamente legato non soltanto al riscontro delle sostanze nei liquidi biologici o nei tessuti. La stessa cosa riguarda per esempio i segni di assunzione abituale. Assolutamente vi rendete conto come questo è un aspetto tipicamente riferito al consumo di eroina e non di altre sostanze. La stessa cosa vale per i sintomi fisici e problemi di intossicazione. Sappiamo come
le sostanze sono assolutamente diverse anche negli effetti rispetto all'intossicazione o alla sindrome di astinenza. E non parliamo quindi poi dell'aspetto che ormai viene considerato obbligatorio del riscontro nei liquidi biologici delle sostanze. Assolutamente è un non senso, anche perché poi dal punto di vista clinico, dal punto di vista scientifico, noi sappiamo come le sostanze non sono assolutamente tutte uguali, mentre dal punto di vista normativo le sostanze vengono considerate, ovviamente, e lo sappiamo bene, tutte uguali. Quindi sicuramente questo dal punto di vista clinico e scientifico rappresenta un grosso limite, una grossa limitazione, quello che poi è l'aspetto, il primo passo, che è quello della valutazione della diagnosi. Sui criteri rispetto all'affidamento in prova li conoscete tutti, anche quelli che sono poi le modifiche del 2006, che hanno anche qui in maniera assolutamente discutibile modificato alcuni punti. Pensiamo per esempio come la misura alternativa non può essere concessa più di due volte. Questo è un aspetto assolutamente che ha poco senso, soprattutto considerata anche la natura cronica e recidivante della condizione. Se vediamo i numeri, ci rendiamo conto come i numeri dimostrano, sono la prova, come i requisiti, gli aspetti anche in riferimento a quelle che sono poi le norme, producono degli effetti che in qualche maniera non possono che essere superati attraverso un profondo ripensamento rispetto ai processi di valutazione come primo passo, e quindi poi di progettualità rispetto a quello che è il programma sul territorio, quindi la misura alternativa. Al di là dei numeri, noi pensiamo che sono soltanto, se i numeri sono questi, circa 2.000 soggetti attualmente in affidamento ai servizi sociali in Italia, stiamo parlando di circa il 10% dei più di 22.000 soggetti, quindi sono assolutamente una percentuale minima di coloro che potrebbero usufruire di una misura alternativa. Se voi avete sfogliato l'ultima relazione al Parlamento, c'è una figura che è questa, che non so che significato possa avere, se non quello di dimostrare che esiste un vero e proprio imbuto. L'imbuto rispetto a chi avrebbe bisogno o chi meriterebbe di essere valutato rispetto alla possibilità di un affidamento in sociale in prova, e chi in realtà lo ottiene. È chiaro che anche i dati della relazione al Parlamento ci dimostrano in maniera inequivocabile quell'assunto di base che a inizio relazione ho messo in evidenza, che il carcere non è un posto per uguali. Non è un posto per uguali, lo dimostra come fra coloro che hanno o potuto usufruire di un affidamento ai servizi sociali, la maggior parte sono italiani. La maggior parte sono italiani, quindi c'è il problema anche normativo, perché lo straniero no. E questo è un aspetto anche importante da tenere in considerazione, se poi consideriamo che la tossicodipendenza, secondo una visione biologica che mi appartiene, è da considerare una vera e propria malattia. Adesso sapete che anche il decreto Balduzzi ha incluso i giocatori patologici nei livelli essenziali di assistenza, il gioco patologico. Quindi si dovrebbe anche porre correttamente il problema dell'affidamento in misura alternativa per i giocatori patologici. E cosa misuriamo nelle urine dei giocatori patologici?
quindi ritorniamo all'aspetto principale, o nel capello, no? Ma tu puoi scegliere qualsiasi tessuto, puoi scegliere l'unghia, il pelo pubblico, no? Le perversioni. C'è sempre l'ombroso. Esatto, c'è sempre l'ombroso. Le perversioni in questo senso sono pressoché. Un altro aspetto importante su cui vorrei centrare la vostra attenzione è anche la classe di età. Secondo me, dal punto di vista più generale, non c'è programma riabilitativo più classico per antonomasia che l'affidamento ai servizi sociali. Non c'è strumento riabilitativo più classico. Questo per dire cosa? Come sicuramente, se io dovessi pensare a chi rivolgere lo strumento dell'affidamento ai servizi sociali, io proprio lo penserei per le categorie più fragili, quindi pensiamo agli stranieri e soprattutto ai giovani. Vedete la classe di età più numerosa che ha potuto usufruire di un affidamento ai servizi sociali, quella fra i 35 e i 44 anni. Anche questo è un dato di riflessione, credo assolutamente importante. E veniamo poi a un aspetto anche cruciale che viene assolutamente scotomizzato: non soltanto il problema dei requisiti e quindi di una profonda revisione di quelli che sono poi gli aspetti clinici e quindi anche normativi, ma anche poi un altro aspetto importante è la scelta degli outcome, la scelta della valutazione degli esiti. Noi non soltanto abbiamo un piccolissimo numero di soggetti che sono in misura alternativa, ma non sappiamo assolutamente di quel 10% quali sono gli esiti, e ce lo dimostra anche in maniera chiara e inequivocabile l'ultima relazione al Parlamento. Vedete, da una parte noi abbiamo le prime colonne sulla vostra sinistra, revoca con andamento negativo, cioè una differenza fra tossicodipendenti dalla detenzione, dalla libertà. Non parliamo ormai di tossicodipendenti che possono dalla libertà usufruire della misura alternativa, ormai la normativa è estremamente rigida, per cui se non passi prima dal carcere è molto difficile, cioè sembra veramente una corsa a ostacoli. Quindi lasciamo perdere che ormai questo è un aspetto anche molto limitato dalla normativa attuale. Ma vedete i numeri, circa il 25%, se pensiamo ai tossicodipendenti della detenzione, revoca per andamento negativo, suppongo per una recidiva rispetto al crimine o rispetto all'uso della sostanza. Ma abbiamo un'altissima percentuale, sulla vostra destra, le terze colonne sulla vostra destra, rispetto a una archiviazione per chiusura del procedimento, cioè noi non sappiamo rispetto a questi soggetti come sia andato il programma, sappiamo che è stato archiviato, quindi rispetto a quelli che sono i dati ufficiali noi non sappiamo in realtà quali sono gli outcome presi in considerazione e come la valutazione di quel 10%, di quel numero esiguo, siano in realtà poi concretamente andate le cose. E questo è un aspetto anche estremamente importante. Questo è rispetto ai reati, vediamo, ritorniamo a quel concetto di prima, sappiamo come il detenuto tossicodipendente finisce in carcere per reati connessi all'uso e alla detenzione della sostanza. Vedete, al di là di ogni considerazione, per violazione del DPR 309 del 90, sicuramente un uso cospicuo e ovviamente contro il patrimonio. L'aspetto importante, cruciale dal punto di vista scientifico da tenere in considerazione nei consumatori di sostanze dei detenuti, non è tanto la probabilità
o il legame dell'uso di sostanze e il reato e quindi la possibilità di entrata in carcere. Ma i dati ci dicono come il paziente tossicodipendente ha una più alta probabilità, una volta che ottiene la misura alternativa, che questa misura alternativa venga revocata. Ma questa probabilità è strettamente legata alla qualità del trattamento e alla tipologia di misura alternativa costruita. Vedete, questa è anche una tabella che riassume in maniera interessante come c'è una differenza rispetto alla recidiva sulla qualità del trattamento. Sulla vostra destra vedete come il trattamento integrato, quello che offre non soltanto quelli che sono poi gli obblighi di legge legati alla sicurezza sociale, ma anche il trattamento di per sé, quindi non soltanto un trattamento che può essere anche, se vogliamo, farmacologico quando necessario, ma anche integrato, riabilitativo, abbassa di moltissimo la probabilità di recidiva. Questo è estremamente importante perché ci introduce un altro concetto assolutamente cruciale che si lega all'aspetto delicato della valutazione della diagnosi, che quando si parla di detenuto tossicodipendente, quindi un processo sicuramente complesso di assessment, di valutazione, di presa in carico, non si può assolutamente trascurare anche quella dimensione che è legata alla recidiva anche nel crimine, e quindi quello che i criminologi in qualche maniera considerano come pericolosità sociale. E in questo nasce sicuramente un aspetto importante, che è quella della cosiddetta clusterizzazione, cioè noi non possiamo dimenticare come l'aspetto della recidiva nel crimine sia un aspetto che in qualche maniera debba essere considerato importante nella costruzione di una misura alternativa, ma non può essere in qualche maniera considerato un elemento discriminativo o univocamente presente in tutti i progetti che vengono costruiti. In questo è assolutamente importante considerare quindi una dimensione specifica rispetto al concetto di pericolosità sociale. E quindi in questo senso l'esigenza di una clusterizzazione, quindi rispetto al problema legato specifico della tossicodipendenza, nello specifico anche di un'eventuale patologia psichiatrica associata, deve essere considerato separatamente, anche se non ovviamente scotomizzato. In questo senso si possono costruire delle vere e proprie matrici di trattamento dove le necessità cliniche si intersecano in quello che è anche l'aspetto della pericolosità sociale. Questo è un aspetto assolutamente importante nella valutazione del detenuto tossicodipendente, ma anche un aspetto importante nella costruzione anche di quelle che ormai saremo impegnati nei prossimi mesi nella dismissione degli OPG, dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Cioè noi potremmo avere delle situazioni assolutamente complesse in cui possiamo avere soggetti con alta pericolosità sociale e un basso problema psichiatrico e viceversa. Non possiamo più permetterci di avere e di pensare una normativa assolutamente rigida che crei e che definisca dei requisiti senza pensare a una complessità anche individuale che assolutamente deve essere prioritaria. Ce la faccio in 5 minuti. Sicuramente quindi l'aspetto della limitazione di diritti negati nel detenuto tossicodipendente rispetto alle misure alternative è un aspetto importante.
Un altro aspetto importante è sicuramente, rispetto alle negazioni di diritti, è anche quello del trattamento farmacologico sostitutivo. Voi sapete come anche qua c'è grande eterogeneità, non in tutti gli istituti penitenziari il trattamento farmacologico sostitutivo viene offerto secondo quelle che sono le necessità cliniche. Sapete come anche c'è un'enorme variabilità nei vari paesi del mondo. In Russia, per esempio, il trattamento farmacologico sostitutivo da Putin è stato abrogato, vietato, con delle conseguenze negative e anche delle ripercussioni sociali inimmaginabili nel territorio. Un aspetto quindi importante del trattamento farmacologico sostitutivo, soprattutto nell'ottica dell'integrazione e quindi anche nella progettualità della misura alternativa, è assolutamente essenziale, perché voi sapete come il trattamento farmacologico sostitutivo è in grado di controllare i sintomi astinenziali e il craving, bloccare gli effetti euforici dell'eventuale uso di oppiacei. Sappiamo come anche gli istituti, anche il carcere non è un luogo drug free, ridurre il rischio di ricaduta, la diminuzione della trasmissione di malattie infettive, lo scambio di siringhe, le morti per overdose. Sappiamo che queste cose possono accadere anche in carcere, ridurre l'attività criminale e la recidiva, quell'aspetto di integrazione che è assolutamente importante. Noi sappiamo come la misura alternativa di per sé, qualsiasi tipo di misura alternativa, abbatte la recidiva nel crimine, e ovviamente l'aspetto più importante, aumenta l'aderenza ai programmi trattamentali integrati. Un aspetto importante, concludo brevissimamente, è l'aspetto anche dei costi. Noi sappiamo come il trattamento sostitutivo, soprattutto in un luogo come il carcere, è un trattamento, se poi pensiamo anche alla misura alternativa, che offre dei benefici con i minori costi. La carcerazione, come vi dicevo all'inizio intervento, è una costosa inutilità. Vedete come siamo circa per anno, circa un costo per il trattamento sostitutivo di circa 1000 euro contro i 72.000 euro del costo della detenzione. Un aspetto poi, e finisco, assolutamente importante, anche questo un diritto negato all'interno del carcere, sono le misure di riduzione del danno. Noi sappiamo come l'aspetto della riduzione del danno può essere declinato sotto molteplici aspetti in carcere. Questo ovviamente avviene molto, molto poco. Pensiamo ad esempio sulla vostra destra, voi sapete come in carcere ci si può costruire tutto quello che può essere necessario, fra cui anche una siringa, quindi l'uso delle sostanze avviene, così come anche i rapporti sessuali non protetti. Sono tutti aspetti in cui è importante costruire delle misure di riduzione del danno. Questi sono per esempio degli esempi in Germania e in Svizzera di scambiatori di siringhe all'interno del carcere, oppure anche dei veri e propri kit legati all'uso di sostanze. Questi sono dei kit che vengono distribuiti a Madrid in una prigione spagnola. Oppure anche esistono in Svizzera dei veri e propri programmi che prevedono anche la somministrazione controllata di eroina. Sicuramente quindi questi tre aspetti, sintetizzando, possono essere considerati dei veri e propri paradigmi di diritti negati nella salute in carcere in riferimento ai detenuti tossicodipendenti, il problema delle misure alternative, il problema delle tipologie di trattamento negati
né esempio il trattamento farmacologico sostitutivo e le misure di riduzione del danno. Vi ringrazio per l'attenzione.